nascerà a Sulmona un impianto di produzione dell'idrogeno verde che rappresenta la variante pulita dell'idrogeno, non è presente in natura e si produce attraverso le fonti rinnovabili a seguito del processo di elettrolisi da cui è possibile produrre idrogeno verde la cui successiva trasformazione produce energia e vapore acqueo senza generare effetti inquinanti. Sì, si tratta di un nuovo insediamento industriale che appunto si insedierà nell'area industriale di Sulmona, è uno stabilimento ex novo e dedicato alla produzione dell'idrogeno verde. Noi abbiamo accolto questa iniziativa con grande favore, abbiamo cercato appunto di sensibilizzare e di incentivare questo insediamento perché per noi si tratta di un risultato particolarmente significativo. Parlo della comunità sulmonese, parlo della nostra area industriale dove insomma da tempo non si registra l'apertura cosiddetta di nuovi opifici, di nuove realtà che possono essere in grado di impattare positivamente sull'economia cittadina. Quindi dicevo con particolare favore l'amministrazione, si tratta di produzione, come dicevamo, di idrogeno verde e quindi anche della possibilità di costruire una filiera virtuosa anche a vantaggio di altri insediamenti che potranno venire nella nostra area industriale o a vantaggio di insediamenti che sono già presenti e che potranno utilizzare questa opportunità. Energia pulita e producibile in qualsiasi luogo del mondo, se prodotto da fonti rinnovabili. L'idrogeno verde può essere stoccato e utilizzato in diversi settori, come quello dei trasporti, della produzione di calore per uso industriale, fino all'immissione nelle reti di trasporto e distribuzione del gas. Le tempistiche per la realizzazione? Allora ci hanno garantito tempi molto brevi, tra l'altro la ZES favorisce questi tempi brevi perché diciamo ha un percorso agevolato per gli insediamenti. Si inizierà subito con un insediamento, ma c'è già la prospettiva di un ampliamento. Quindi diciamo che i tempi saranno stretti, io spero anche entro l'anno di poter cominciare a vedere qualcosa di costruito. Questo è un progetto molto ambizioso, un progetto di sviluppo che si concretizzerà nel nucleo industriale in area ZES qui a Sulmona. È un progetto che si muove su tre linee cardine: decarbonizzazione, transizione energetica e economia circolare. Quello che vorremmo fare è costruire questo impianto di produzione di idrogeno verde che verrà concepito in due fasi, una prima fase di sviluppo, una seconda fase di sviluppo, e complessivamente questo impianto produrrà l'idrogeno, che è un vettore energetico necessario alle industrie che già sono impiantate nel nucleo industriale, idrogeno necessario al settore dei trasporti, al settore del trasporto su ferro e al settore del trasporto pubblico locale, e quindi è un progetto che è molto ambizioso, che in un biennio, a partire da quest'anno, si concretizzerà qui a Sulmona.